Bene, ciao a tutti gli amici di Android Blog e di edgemobile.com. Quest'oggi stiamo facendo l'unboxing del Acer Liquid E2, un dispositivo dual SIM di Acer che Acer gentilmente ci ha mandato e che andiamo appunto a recensire. Andiamo quindi subito ad aprire la confezione, troviamo quindi il telefono che poi andiamo a vedere. Poi sotto troviamo gli auricolari di tipo standard, ora ve le faccio vedere. Abbiamo auricolari quindi di tipo standard con qui praticamente un tasto della risposta sull'auricolare con il logo appunto Acer. Bene, poi tolte le auricolari all'interno troviamo il caricatore e nella mia confezione manca il cavo USB, ma deduco che ci sarà sicuramente nella confezione di vendita, insieme sicuramente anche ai fogli riguardanti informativi più le guide rapide. Bene, detto questo, quindi mettiamo da parte la scatola e andiamo quindi a parlare del telefono. Abbiamo un telefono che presenta un'altezza di 131 mm, una larghezza di 68 mm e uno spessore di 9,9 mm per un peso di 140 grammi. Al suo interno possiamo, ve lo apro così parliamo dell'interno, perché troviamo oltre a una batteria da 2000 mAh, la slot per la micro SD e le due SIM in formato standard che si possono andare a inserire appunto in questi due slot. Bene, richiudiamo il telefono e qui andiamo a parlare del resto. Abbiamo quindi abbiamo detto le dimensioni, quindi parliamo del processore, un processore quad-core da 1,2 GHz. Poi abbiamo un Android Jelly Bean sul telefono. Abbiamo quindi una memoria interna da 4 giga espandibile tramite micro SD, quindi possibile aumentare la memoria. Abbiamo connettività poi GPS, UMTS HSPA e Wi-Fi e Bluetooth. Lo schermo è da 4,5 pollici di tipo IPS LCD da 960x540 pixel, che è appunto la risoluzione del telefono. Abbiamo poi la fotocamera posteriore da 8 megapixel che permette di registrare video in full HD con il flash LED, e poi abbiamo la fotocamera anteriore insieme al sensore di prossimità e di luminosità da 2 megapixel. Quindi questa è la parte frontale, abbiamo già detto dei sensori che ci sono, questi sono i tasti di menu qui di indietro e diciamo impostazioni, opzioni. Nel lato superiore abbiamo il jack da 3,5 e il tasto di accensione e spegnimento. Nel lato destro abbiamo il bilanciere del volume, nel lato inferiore l'ingresso per la micro USB e nel lato sinistro tutto pulito. Dietro, che abbiamo già visto, la fotocamera da 8 megapixel con il flash LED, e abbiamo poi questi due speaker particolari che poi andremo a parlarne magari un pochino meglio nella nostra video recensione. Quindi direi allora che per l'unboxing di questo dual SIM di Acer, proposto da Acer, è tutto. Ringrazio gli amici di Android Blog per l'attenzione, anche gli altri amici di agemobile.com, e direi che ci possiamo rivedere tra qualche giorno, il tempo di testare il prodotto e vedrete poi le conclusioni che ne trarrò fuori. Grazie a tutti, ciao!